Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Potioncraft, un gioco in uscita il 21 di settembre. Lo sto provando qualche ora prima del rilascio in Early Access, quindi anche in questo caso non so dirvi il prezzo. È un gioco dove andremo a gestire una bottega di un alchimista, insomma, che eredita, diciamo, questa baracca da un ex mago, e dovremo andare fisicamente a fare pozioni. È un gioco che ho già provato, ho già giochicchiato un pochino, ma non sono riuscito minimamente a padroneggiarlo. Quindi lo andiamo a vedere insieme, lo vediamo dall'inizio, in modo che poi, se vi ispira, magari ci farete un pensierino. Sei agli albori della tua carriera da alchimista e stai vagando per il mondo alla ricerca del tuo destino. Finalmente, dopo un lungo viaggio, hai trovato un luogo dove esercitare il tuo mestiere. Hai trovato una vecchia casa abbandonata ai margini della città. Dall'attrezzatura alchimistica e dal suo giardino, si direbbe che il precedente proprietario fosse un alchimista. A quanto pare questa è stata la dimora di un mago, ma lo spesso strato di polvere e le condizioni della casa ti fanno capire che è stata abbandonata molto tempo fa. Decidi di trasformare la casa in una bottega alchemica. Dopo aver dedicato alcuni giorni alle pulizie e ai preparativi, la bottega è pronta ad accogliere i suoi primi clienti. È ora di ricordare ciò che hai imparato e iniziare una nuova vita in una nuova città. Andremo a fare proprio fisicamente a mano tutto. Per preparare le pozioni è necessario usare degli ingredienti. Abbiamo delle terrarie e dei fiori d'acqua. Prendiamo, buttiamo. E dice di buttare due terrarie. E vedete che qua intanto sotto si completa il disegno. Le buttiamo tutti e due, a questo punto si mescola, vedete che seguiamo il percorso e arriviamo fino a questa pozione sconosciuta. Usiamo il mantice per riscaldare e la pozione è creata. E abbiamo creato una pozione di cura. Mortaio e pestello sono i migliori amici degli alchimisti, puoi utilizzarli per pestare praticamente qualsiasi ingrediente e sbloccare il suo potenziale. Ciò ti aiuta a preparare le pozioni utilizzando meno ingredienti. Prova a creare la stessa pozione usando solo una e una. Ok, più pesti un ingrediente, più lungo il percorso. Ok, va bene. Metto questo qui, lo pesto. Vedete che l'ho pestato del tutto, aggiungo la terraria al calderone. Ora prendiamo i fiori, vedete che poi il pestello ve lo potete lasciare in giro dove volete. Allora, abbiamo pestato, deve arrivare fino alla fine, vedete che alla fine ci dà quello che sarà comunque il percorso verso la nostra pozione. Quelle che vedete qua sono altre pozioni che non conosciamo ancora e dovremo imparare a farle sperimentando. Regoliamo con il mantice e abbiamo fatto la pozione con la metà degli ingredienti. Ha preparato la stessa pozione, possiamo salvare la ricetta e concludere la pozione. A questo punto ne abbiamo due, l'effetto è lo stesso, il trattamento è stato diverso. Questa bottega alchemica ti appartiene, pertanto non hai solo il compito di preparare le pozioni ma anche di venderle. E appena arrivato qualcuno andiamo alla bottega. Per spostarti tra le stanze potete dopo usare Vasda, in pratica vedete che ci sono delle frecce qui, qui, qui e qui. In questo caso ci spostiamo di là. Vi spiego subito ora come funziona la vendita. La vendita, vabbè, la trascinate qui, lui vi offre dei soldi e accettate. E mentre in questo secondo esempio andremo a contattare. Il contattare sarà una... adesso non ve lo leggo perché ha bisogno di una medicina per il suo sposo, va bene. C'è una barra che scorre velocemente e in mezzo ci sono dei quadratini più o meno grandi dorati. Dobbiamo cliccare, ogni volta che ne azzecchiamo uno il nostro convincimento ad aumentare il prezzo aumenta, cioè, e poi il prezzo che ci darà è maggiore. Però più tempo aspettiamo e soprattutto più volte sbagliamo a beccare quei pezzi di dorati, più il prezzo riscende. Ora vi faccio vedere, vedete, tac tac, devo fare veloce. Alle estremità ci sono i simboli della stretta di mano, perché appunto qualora decidessimo di accettare, se si mette male, vedete che adesso è difficile perché ci davano 12 prima, adesso accetto perché alla fine la spuntata non è andata proprio benissimo perché l'abbiamo venduta meno. Abbiamo guadagnato comunque anche reputazione. Ti capiterà spesso di non avere pozioni pronte per i clienti, non c'è problema. Praticamente noi tornando poi di là
i clienti non se ne andranno. Ora, questo ha bisogno del veleno per roditori, quindi andiamo in giardino, quindi ci spostiamo a destra ancora una volta e raccogliamo gli ingredienti che abbiamo raccolto. Questo è una sorta di giardino magico. A questo punto abbiamo bisogno del veleno, immagino che pestando questa mi verrebbe da pensare che a logica sarebbe 2 di uno, 2 dell'altro, ma dato che lo pestiamo ce ne va bene solo uno. Ok, vedete che stiamo andando verso questa pozione qui. Adesso mescoliamo, vedete che abbiamo raggiunto la zona di... No, abbiamo raggiunto questa, che è una pozione. Ora riscaldiamo e abbiamo concluso, salvo la ricetta e concludiamo la pozione. A questo punto torniamo in bottega e andiamo a vendergliela. La vendi per 12, contattiamo, proviamo. Siamo a 13, ma è sceso subito a 12. 13 e cattivi 13. Non è un gioco così facile, nel senso, non è che ti vado avanti 2 ore, diventano più distanziati, passa più tempo tra una tassello e l'altro, quindi non, dopo un po' non ci guadagnate più. Comunque dovete essere molto fortunati e veloci. Vai nella camera per concludere la giornata, saliamo di sopra e andiamo a dormire, e quindi passiamo la giornata. Ora inizia la parte più difficile, quella che io ho fatto un po' più di fatica a padroneggiare, perché poi dovremo andare a sperimentare nuove pozioni. Ci vengono date nuove erbe. Magnifico, hai rinfrescato le tue conoscenze e hai preso dimestichezza con le attrezzature alchemiche. In mansarda, accanto al letto, hai trovato alcuni ingredienti e un mestolo per l'acqua. Ora, questa è la tua bottega alchemica, quindi sarai tu a decidere cosa fare. Accogli i clienti, chiacchiera con loro, vendi pozioni, contatta e non dimenticare di raccogliere gli ingredienti del giardino incantato e di esplorare gradualmente la mappa alchemica. In bocca al lupo. E qui il gioco ci molla praticamente a noi stessi e dobbiamo capire che cosa fare. Quindi a questo punto proviamo... Vedete che qua ci dà delle direzioni e ognuno va nella sua direzione, quindi non lo so, proviamo ad andare, vedete qua sotto viene, c'è tipo un teschio, no, volevo provare ad andare di là, quindi prendiamo un fiore, in automatico ce ne prende uno solo ovviamente, vedete, ne prendo uno e lo butto giù. A questo punto possiamo pensare di andare giù e raggiungere magari quella pozione lì, quindi prendo questo e la pesto. L'aggiunta dell'acqua praticamente con questo recipiente qui riporta il tassello centrale in alto verso il centro della mappa quando ci andiamo a spostare troppo. È una sorta di correzione un punto talento. Acquisisci esperienza. Ok, abbiamo trovato questo che però secondo me è la stessa pozione di prima. Possiamo prendere altre cose e andare, vediamo un po', provando a rimettere uno di questi, aggiungiamo quel simbolino lì del libro e vediamo che cosa ci porta a fare. Metti giù. Esco. Abbiamo aggiunto quello, va bene. Vedete che poi però non succede niente. Quindi se noi versiamo l'acqua, ci riporta su verso il centro della mappa e quindi ci riporta nuovamente qui. Possiamo decidere di buttare tutto e vabbè. A questo punto di sotto, vi faccio vedere anche questo, c'è questo seminterrato che non so cosa sia. È una macchina alchemica che veramente è danneggiata, tra un mercante che vende i componenti necessari. Sì, e qui invece è il nigredo, è l'agente necessario per ottenere... Ok, praticamente qua è una sorta di istruzione come usare la macchina. E boh, non credo ci sia altro, perché qua c'è la macchina e questo cumulo di fogli qui. Di sopra si può andare a passare la giornata. Andiamo di là e raccogliamo altre piante che crescono. Sono cresciuti anche i funghi. Bene, vediamo un attimino dove ci portano i funghi. Vediamo un po'. Se io pesto i funghi, andiamo su di là. Ok, funghi. Quindi proviamo, mettiamo funghi. E non lo so, andiamo di là, prendo uno di questi. Ok, li ho pestati del tutto, sì.
Vediamo se ci porta da qualche parte questa pozione. No, vedete, se rimane su quella, su quei teschi lì, vuol dire che la pozione è rovinata. Adesso abbiamo... Però prendiamo questi funghi qui. No, li ho buttati giù interi, sono un pirla. Vabbè, proviamo questi, dai. Ok, mescola. E sì, finiamo sempre la pozione di guarigione, però. Vediamo se ci può buttare giù qualcos'altro. Andiamo di là così. Proviamo, vediamo. Magari poi la ricetta che troviamo è anche scadente ed è poco efficace per quello che possiamo andare a fare, non lo so. Vediamo, mescoliamo. Abbiamo ottenuto, vedete che l'abbiamo preso però. Però non è ancora niente questa cosa, devo... Vediamo un po'. No, di qua si torna al centro, di là si va a buttare via la pozione. Proviamo da di là. Ancora uno di questi. Vediamo. Vediamo cosa succede se andiamo di là. Sì. Vedete che sto prendendo tutte... c'è qualcosa lì. C'è qualcosa, devo andare di là, assolutamente. Ok. Vai. Ok, abbiamo trovato una pozione. Ci siamo praticamente sopra. Quindi... Vediamo. Sì, abbiamo sbloccato un nuovo effetto. La pozione del sonno. Bella. Salvo la ricetta, anche se, vedete, la genialata, adesso ho capito, è il fatto che non sappiamo, cioè siamo arrivati qui un po' così a tentativi, usando questi componenti qua, tre di questi, un fungo di quelli verdi, un fungo di quelli verdi chiaro, abbiamo sprecato un po' di... Qua c'è un'altra, ce n'è un'altra. Quindi, vediamo se riusciamo a realizzare... Vabbè, intanto concludo la pozione e ce l'abbiamo. Adesso, qui ho visto che c'è... Ah, ma questa è quella che abbiamo scoperto, ok. No, no, questa, ok. Allora, praticamente non possiamo andare di là, non possiamo andare su. Vediamo se è cresciuto qualcosa intanto di là. Sì, sono cresciuti questi. Vediamo se ci sono liane o qualcos'altro che si può prendere, no? Allora, dobbiamo aggiungere questo. Quindi, se andiamo di là due volte... La buttiamo, quindi io ne prendo uno e bisogna sempre ricordarsi, poi andiamo a vendere, bisogna sempre ricordarsi che si può tornare leggermente indietro aggiungendo un po' d'acqua. Allora, in questo caso buttiamo via la pozione, vediamo un po', buttiamo via tutto qua, però se andiamo, no, mannaggia, ci siamo incastrati. Perché qua ci interrompe... Non lo so. Non credo si possa... Vabbè, noi proviamo ad andare giù lo stesso. Dai, mettiamo uno di questi. Abbiamo fatto la pozione così, però. Vediamo se c'è altro modo. No. Vediamo di andare di là adesso. Andare di là. Ok, aggiungiamo questo ancora. Quindi due di questi fiori. E poi... No. Se buttiamo... Facciamo la prova. Buttiamo il fungo senza però pestarlo. E arriviamo lì. Vediamo un po'. Se forse riusciamo a fare qualcosa... Sì, forse sì. Nuovo effetto, pozione del gelo. Quindi, chi mi dice che non devo pestare il fungo? Vabbè, io salvo la ricetta. Quindi, diamo un'occhiata al calendario. È in fase di sviluppo, quindi arriverà. Ricordiamo, appena uscito in Early Access, era uscita una demo prima. I soldi che abbiamo, il livello di popolarità... Praticamente avremo, ok, più cosa, reputazione, abbiamo il livello, quindi la possibilità
di aumentare, spendendo i punti talento, aumentare la visibilità della mappa. Pratica alchemica, compaiono bonus aggiuntivi, io lo prendo. Commercio 1, no? Contrattazione. Ok, io prendo tutto, così almeno compaiono nuovi bonus giornalieri. Ok, quindi adesso ho preso un po' di tutto, quindi dovrei magari avere più bonus. Comunque, intanto, da parte abbiamo un paio di pozioncine. Qua abbiamo l'elenco delle pozioni che sappiamo fare. Ah, mi dà il gallinaccio d'ombra, ma me lo segna così perché non è pestato. Vediamo. Debole pozione del sonno. Ok, qua abbiamo invece il percorso dell'alchimista con tutte gli obiettivi da fare per completare il capitolo. Dobbiamo creare pozioni del fuoco e altre cose. Il manuale è in corso di sviluppo. Miglioramenti per la bottega è in fase di sviluppo. È un gioco in early, però se vi piacciono i giochi ne avevo già portato uno simile. Vediamo. Pozione a guarigione. Guarigione non ce l'ho, ma non posso permettermi di perdere un cliente, quindi io voglio andare a prendere dal ricettario la mia pozione di cura. Quindi come faccio? Prepara questa ricetta. Me la prepara così instant. Ah, ok. Una piccola nota. Se posso preparare tutto così, mi aspetto che il gioco abbia una quantità spropositata di ricette da scoprire, perché una volta che io devo andare di là e cliccare e recuperare gli ingredienti, capite? Adesso proviamo a contrattare, si vende a 10, si vende a 11, accetto 11. Buon pomeriggio, coleotteri stanno arrivando al raccolto, cosa vuoi? Pozione del veleno, quindi vado qui. Prendo la pozione del veleno, continuo a preparare da qui, no, prepara la ricetta, ne faccio un paio, ok, andiamo. Te la vendo un po' di più a te perché hai urgenza, quindi si paga l'urgenza. 15, direi che mi sembra ottimo. Ogni tanto vi arriverà anche qualcuno a una pozione di cura, vuole. Allora, vi arriverà qualcuno, stavo dicendo, arriverà qualcuno che vi dà la possibilità di acquistare nuove cose, nuovi ingredienti. Se sbagliate la pozione, lui vi farà una faccia strana, vorrà dire che avete sbagliato. Si vende a 11, gliela vendiamo a 12, va benissimo. Eccola qui. Buondì, ti occupi di alchimia, vero? Io sono l'erborista locale, raccolgo erbe per venderle. Vuoi vedere cosa ho da offrire? Penso di avere qualcosa che potrebbe fare al caso tuo. Se gli chiedessi se vende altro oltre alle erbe, mi dice no, sono un erborista. Posso comprare, però costano un bo'. Fa questo giro strano. Vedete anche tutto il giro che fanno. Queste sono cose che ho già, però una di queste gliela compro. Contratto. Per pagarla meno. Guardate come sale velocemente. Accetto, accetto. Bene, arrivederci. Lei cosa vuole? Veleno? Sì, non voglio sapere di che cosa ne farai, ma te lo vendo e non voglio neanche contrattare. Ah, sono diventato malvagio! È un'azione malvagia quella. È stato chiesto di occuparmi di un elementale del ghiaccio. Una normale spada inutile, una pozione del fuoco purtroppo non ce l'ho. E si arrabbiano. E divento più cattivo e perdo. Che coincidenza, mi hanno chiesto di sbarazzarmi dell'elementale. Non ce l'ho la pozione del fuoco! Poi a un certo punto finiscono i clienti e dobbiamo passare la giornata. Credo, dovrebbe finire così. Se io torno di là, non arriva più nessuno, quindi la giornata dovrebbe essere praticamente finita e quindi si può andare a dormire. Voglio andare subito di sotto a provare la nuova erba che ho fatto. Questo mi fa questo giro strano, ma non mi conviene. Prendo questo. Magari riusciamo anche a fare la pozione del fuoco. In teoria con i nuovi punti talento che abbiamo speso dovremmo avere più informazioni.
Comunque se uso questo torno indietro, quindi no, devo andare sempre in là, quindi o su di là, ma andiamo su di là. Però mi dice che sì, dai. Ok. Però non vedo più niente, quindi devo per forza andare così. Ok. Quindi dovrei andare un pelino più di là, però di là no, quindi verso un po' d'acqua. Ok. Di qua mettiamo ancora uno di questo. Ah, quindi o facciamo fatica adesso e poi ce la... Boh. Beh, intanto vediamo se non la buttiamo via. Siamo a rischio, eh. Siamo a rischio. Ok, in questa. Ok, dovremmo esserci. Cos'è? Si può? Sì. Perché sta lì? Non ho capito. Però, vabbè, noi intanto andiamo di là. Stiamo continuamente cercando di muoverci con due soli ingredienti, ma vabbè, mescola. Ok, questo ci siamo, questo ma senza buttarlo nel mortaio. Ok, abbiamo trovato un'altra pozione, sarà quella del fuoco, io immagino. Esplosione, ha sbloccato un nuovo effetto. Pozione dell'esplosione, salva la ricetta, conclude la pozione. Bene, e qua si torna nuovamente poi a vendere. Ho tutta la mano. Io non ho neanche letto, penso abbia bisogno di una pozione di cura. Te la vendo perché c'è l'urgenza, quindi te la faccio a un buon prezzo, amico mio. 12. Distrarre ceppi, bruciarli, fertilizzare. Vuoi una pozione di veleno? No, vedete che non è contento. Non ho la pozione del fuoco. Tu cosa vuoi? Vuoi una pozione di cura? Sì, una pozione di cura vuoi. Te la faccio subito. Sono subito da lei. Ah, qua mi dà le mescolate e tutto. Ok, mi sembrano un po' pochine però. Ok, dai. Basta. Andiamo a vendergliela. Ah, sono buono. Vende altro oltre che i funghi? No, solo funghi, ma i migliori. Questo qui vende solo funghi. Io gli compro questo. Gli compro questo. Te li compro un po' tutti, va. Contattiamo. Sono bravissimo. Ok. Abbiamo speso tutti i soldi. Tutti i soldi. Indietro. Chiudi la conversazione. Dai, lei cosa vuole? Non sto albergo, è arrivato una fibra per andare il fuoco. E niente che possiamo utilizzare? No. Quello del gelo, no. Cacchio, ne so, quella del fuoco questa? No? Cacchio, ne so, arrivederci. Pozione curativa. Solo per lei. Dai, non mi faccio neanche contattare. Volto nuovo, sono passato a salutare, sono la maga del posto, o strega se preferisci. È così che mi chiamano i locali. Comunque, non sono venuta per mera curiosità. Avresti del veleno in questa tua bottega? Cosa se ne fa una strega del veleno? Ah, sì. Il sangue umano, ma quello posso procurarmelo anche da sola. Dai, ti do il veleno. Però per le streghe costa di più. Mamma mia, sto sbagliando. Ok. Bene, abbiamo finito anche la gente anche oggi. Qua abbiamo gli ingredienti, qua possiamo dividere pozioni e varie. Pozioni, gli ingredienti e le varie.
Non abbiamo ancora trovato nessuno che ci venda quella fare lì sotto per riparare il coso lì sotto. Comunque qua sta crescendo di tutto e di più. Abbiamo un botto di ingredienti. Ragazzi, questo era un potion craft. Fatemi sapere che cosa ne pensate, che può essere un'idea comunque carina, un'idea molto casual per chi vuole un pochino intrattenersi facendo un po' di sano esperimento con le componenti alchemiche e fantasy ovviamente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti e alla prossima ragazzi. Ciao ciao.